Allora, possiamo iniziare e dare inizio a questo primo appuntamento della rassegna Rendella d'Autore 2021, una rassegna che si svolge in una modalità speciale e chiaramente ci adeguiamo a quella che è la situazione del momento, però penso che ci saranno stasera tanti telespettatori perché abbiamo voluto iniziare con una persona a noi molto cara. Un autore artista monopolitano, il maestro Gianni Nenucci. E proprio per questo io voglio salutare gli ospiti di questa sera, da parte di tutta la città di Monopoli, da parte del mio assessorato, da parte della Biblioteca Rendella, che organizza insieme a me questa rassegna Rendella d'autore. E voglio salutare l'ospite e nonché l'editore che ha permesso ovviamente, ha creduto nella pubblicazione di questo libro, il dottor Claudio Chianura della casa editrice Auditorium. Voglio Grazie. salutare, buonasera, voglio Buonasera. salutare Anna Maria Di Bello, presidentessa di questa nuova neoassociazione che si è costituita a Monopoli, associazione intitolata Gianni Lenoci, nonché moglie del maestro Lenoci, poi il professor Paolo Testone che ha curato la prefazione e Buonasera a curatoria voi. di questo libro, buonasera, e poi ormai è di casa nella Rendella, Domenico Di Leo, pianista e non solo, collega di Gianni, mi permetto di chiamarlo così perché lo sentiamo ovviamente Certamente nostro, di tutti sì. noi. Di noi Buonasera a tutti. è Domenico Di Buonasera. Leo, sono, come ha detto Anna Maria stamattina, ci siamo sentiti un attimo, sono emozionata perché ti dico Anna Maria, io mi permetto di salutare anche Gianni, perché noi Gianni lo viviamo adesso, penso, e lo continueremo a vivere e attraverso questa nuova forma, cioè questa nuova sua creatura, ovviamente, che diciamo viene alla luce in questi giorni, a cui aveva lavorato e cui chiaramente l'editore ha dato voce attraverso anche la pubblicazione. Ritorniamo a parlare dei suoi insegnamenti, della sua passione per la musica e di quello del suo modo di intendere la musica. Infatti, diciamo, il titolo del libro dice tutto del suo autore. E ovviamente io l'impegno mio come amministratore è quello di continuare a portare, diciamo, avanti quelli che sono gli insegnamenti di Gianni. Mi fa piacere aver letto oggi che Domenico chiaramente adotterà questo libro per studenti, proprio giovani musicisti del conservatorio. Le iniziative con l'associazione andranno avanti, perché non solo Gianni ha dato tanto alla città di Monopoli, ma ha ancora da dare molto, perché dobbiamo far conoscere ai giovani musicisti qual è stata la sua passione per la musica. Io, diciamo, molti l'hanno denominato il filosofo della musica, perché l'amava tanto da crearla all'istante. Vi dico soltanto che fra una mezz'oretta, tre quarti d'ora dovrò lasciarvi, però noi siamo aperti, soprattutto il mio assessorato, a tutte quelle iniziative che l'associazione vorrà portare avanti in qualsiasi modo, Anna Maria, con il professor Domenico Di Leo, professor anche Testone, l'editore Chianura, siamo a disposizione. Sicuramente ogni anno ci sarà nell'amministrazione comunale uno spazio dedicato a Gianni. Mi Lascio la sento pure parola ad Anna Maria. Grazie Rosanna e grazie a tutti voi. Io voglio ringraziare te come assessore alla cultura, oltre che insomma ormai ci conosciamo e ci frequentiamo, anche alla dottoressa Capozza che ci ha dato l'opportunità Certo. in questa rassegna di inserirci insomma in questa bella biblioteca che noi abbiamo, che ci invidiano in tanti comunque. Io sono comunque ben felice di presentare il libro di Gianni in questa atmosfera, insomma, e questa accoglienza. E certamente siamo a un inizio, un punto di partenza, e sicuramente
sono felice anche dell'opportunità che ci verrà data di portare avanti quello che era il pensiero di Gianni. Gianni ha avuto una grande passione per la musica. Molte cose non sono state completate, come abbiamo visto, il libro stesso è uscito postumo, neanche delle registrazioni, ma tante altre cose. I progetti che aveva da portare avanti erano tanti, e Domenico lo sa, e io voglio tantissimo portarli avanti, insomma. E lo farò con calma, col tempo porteremo avanti questo, ma anche questo libro stesso, che poi voglio dire, se noi lo vediamo non è grandissimo, si legge in poco tempo. Non ho intenzione di fermarmi qua perché, insomma, Gianni non c'è, però c'è e in qualche modo mi dà una spinta per curare le sue cose che io prima non ho mai avuto. Insomma, ho assimilato tutto stando, insomma, mi sono occupata di altro, però Gianni era un vulcano, quindi è difficile non assorbire quella che era la sua grande passione, no? Era tantissima. E, insomma, spesso ci siamo anche scontrati perché, insomma, poi una famiglia è composta da altre necessità, però c'era, io dico, tra noi una forte base che ci ha tenuti alla fine sempre uniti. Mi ha permesso di condividere e lui di accettare, insomma, il fatto stesso che io non lo accompagnassi a tutti gli eventi che si svolgevano. E questo libro, anche se piccolo, io lo farò tradurre in lingua inglese, cioè farò in modo che che diventi un documento che possa essere divulgato un po' ovunque, no? Ovunque, non solo qui da noi, insomma. E che poi, tra l'altro, questo libro nasce da una, è molto legato all'ultimo periodo della vita di Gianni, nasce da un progetto molto ambizioso insieme ad un altro amico, critico musicale e un medico. In realtà, era stato lui a proporlo a Gianni, e un neurologo. Quindi molto bello, a sei mani. E iniziato fu, si incontrarono, parlarono, iniziarono, poi, come spesso succede, rallenta un po' il percorso e niente, si fermò la cosa. Poi nacque la necessità per Gianni di pensare al trapianto, e in quell'occasione, dopo la prima fase di crisi, insomma, dissi: sai che cosa farò? In ospedale mi dedicherò al completamento di questo libro, poi per il progetto ci sentiremo e andrà avanti lo stesso in un altro modo. In realtà Gianni a marzo del 2019 aveva già completato il libro. Sono andata a verificare quando è stato quel periodo perché mi mandò la copia dello scritto via email, mi chiese di leggerlo e per vedere cosa ne pensasse, se c'erano degli errori, delle cose, insomma. E in realtà poi io, come spesso si fa, rimandavo sempre, non lo lessi, però c'avevo questa copia lì. Lui completò, poi la prefazione la scrisse Paolo, insomma, e voleva questa cosa fuori dall'ambiente musicale, voleva una prefazione, un'introduzione di una persona che ne sapesse molto, perché Gianni aveva molta considerazione di Paolo. E gli scrisse la prefazione e quindi completò il libro in poco tempo. E perché Gianni non pensava a scrivere, pensava a fare musica, però questo fu lo spunto di scrivere questo libro e l'ha completato. Non è grande, la sua intenzione poi allora fu quello di renderlo divulgabile, facilmente accessibile a molti. E poi magari in seguito farne altri. Dici, io volutamente lo lascio così, poi a vedersi, insomma, a farne altri. E niente, sta di fatto che poi, insomma, è passato un anno e poi il libro non è potuto essere pubblicato e Anna, poi abbiamo completato quando ho conosciuto il dottor Chianura, insomma, insieme. Siamo riusciti a pubblicare questo libro, che consiglio a tutti di leggerlo, perché non è solo per gli addetti,
alla musica, ai lavori, e accessibili a tutti, e tutti ne possono trarre dei vantaggi. Giusto, maestro? Concordo, concordo. Grazie. Giustissimo. Prego. Lanciamo. Anna, volevo soltanto aggiungere una cosa, Anna, infatti lo faremo conoscere anche agli istituti comprensivi, magari che ad orientamento musicale, sicuramente nelle Musicale, scuole sì. medie. Sì, sicuramente, Anche Anna, a liceo faremo questa, musicale, diciamo. capiamo, ai licei, sì. Certo. Ho detto, volevo aggiungere che quando con la dottoressa Capozza, la direttrice, abbiamo pensato alla rendella, io ho voluto, diciamo, in maniera molto aperta dirgli che volevo dedicare una sezione agli artisti scrittori monopolitani. E quando ho Sì. visto su Facebook, diciamo, sulla tua pagina Facebook, il fatto proprio di questo libro, ho detto dobbiamo iniziare assolutamente con Gianni. Ed è stata una coincidenza perché tra una settimana il libro verrà presentato a Ruvo, quindi ci tenevo ad avere, come si dice, tra virgolette, la prima Monopoli nel suo paese natale, insomma, nella cittadina. Quindi per Sono stata noi è felicissima, stato guarda. È una coincidenza anche per favorevole, noi. bellissima, e mi ha fatto molto piacere. Infatti, quando me l'hai detto, insomma, veramente te lo dico con Va affetto sincero. bene, va bene. Prego. Non voglio togliere poi, diciamo, tempo agli altri interventi, a Domenico, Paolo, l'editore. Quindi andiamo avanti. Domenico. Prego, Andiamo Domenico. con un video. Sì, perfetto, ok. Nessuno può prevedere in anticipo di che musica hai bisogno di suonare in quel momento, Non è condiviso? Continua. in quel contesto e con quei musicisti. È emersa una canzone di Bob Dylan che a me piaceva moltissimo, avevo sentito un disco di Jacket in cui la suonavo, non l'avevo mai suonata e in quel momento invece l'ho realizzata Non questa lo canzone, vediamo. My Black Pages, e quindi una sorta di flusso di coscienza o se volete di incoscienza. Eccolo. Ecco, se no c'è stato un problema tecnico, riprendiamo dall'inizio, così. Certo, Paolo. Nessuna previsione, già io tendo a non pianificare quasi niente perché appunto nessuno può prevedere in anticipo che musica hai bisogno di suonare in quel momento, in quel contesto e con quei musicisti. È emersa una canzone di Bob Dylan che a me piaceva moltissimo, avevo sentito un disco di Jacket in cui la suonavo, non l'avevo mai suonata e in quel momento invece l'ho realizzata, questo sempre in solito, con My Back Pages. Quindi una sorta di flusso di coscienza o se volete di incoscienza. Ogni vita
converge a qualche centro, dichiarato o taciuto. Esiste in ogni cuore umano una meta, che esso forse osa appena riconoscere, troppo bella, per rischiare l'audacia di credervi. Cautamente adorata come un fragile cielo, raggiungerla sarebbe impresa disperata, come toccar la veste dell'arcobaleno. Ma più sicura quanto più distante per chi persevera, e come alto alla lenta pazienza dei santi è il cielo. Non l'otterrà forse la breve prova della vita, ma poi l'eternità rende ancora possibile l'ardente slancio. Questi versi di Emily Dickinson sono stati scelti da Gianni, li ha posti in esergo nella parte introduttiva del suo libro Alchimia dell'istante. È un libro che adesso riprendiamo, leggiamo, rileggiamo con emozione. Vi riconosciamo Gianni, il suo stile, le sue idee, la sua personalità, la sua umanità. Io sono suo cugino, non sono un musicista, il mio lavoro è un altro, sono insegnante di italiano e latino al liceo. E credo che Gianni mi abbia chiesto, lo anticipava Anna Maria, di scrivere una prefazione per questa ragione. Voleva un punto di vista esterno, cioè non voleva uno del mestiere. Credo che la ragione sia in questo. Gianni era profondamente consapevole del fatto che la musica è un fatto umano, è il linguaggio dell'anima. E il linguaggio dell'anima o è universale o non è. Non può essere delimitato alla trattazione di specialisti, non è un fatto meramente tecnico. Ed evidentemente questa è la ragione per cui richiedeva questa prospettiva esterna. Non sono musicista, ma probabilmente sono melomane, sono un collezionista di dischi. E per questo con Gianni mi capitava di parlare spesso di musica, ci incontravamo, ascoltavamo diverse interpretazioni, le mettevamo a confronto. Gianni, anche dopo la scelta, diciamo, in direzione della musica avanguardistica, sperimentale, ha sempre conservato una grande passione per, diciamo, le sue origini di pianista classico, e quindi parlavamo a lungo della interpretazione di Alfred Brendel, Pollini, Badura Skoda, Horowitz, eccetera. Parlavamo a lungo di musica sinfonica, della sua passione per Anton Bruckner, della 40 di Mozart interpretata da Frickshoy, che lui amava in modo particolare. Quante serate dedicavamo a queste conversazioni, ascoltavamo e parlavamo di questo. E poi mi sono trovato nella condizione di chi ha seguito la nascita del libro da vicino. Era grossomodo il febbraio del 2019 quando Gianni mi ha chiesto di curare la prefazione, quindi ho seguito la gestazione dell'opera parlando con lui. E mi chiedevo, ecco, mi interrogavo su questa scelta dei versi di Emily Dickinson e mi è venuto in mente che uno dei libri preferiti di Gianni era Il codice dell'anima di James Hillman, il libro in cui lo psicoanalista, lo junghiano, diciamo un po' eretico, parlava del concetto di vocazione, di destino. E io credo questo. Casualmente. Eccolo, ecco, vedi, sì, ne abbiamo parlato a lungo. Bello usato. Certo, ampiamente usato, ci credo. È un libro che lui amava in modo particolare. Sì. Il viaggio verso il centro, verso una meta troppo bella, ma disponibile soltanto a chi persevera. Forse non raggiungibile nella breve prova della nostra vita.
ma nello slancio ardente dell'eternità. Sono queste le parole della traduzione della Guidacci. Questo centro è una vocazione, nel senso di Hillman, è un destino. E allora ho capito il senso del tutto che si collega all'improvvisazione. L'improvvisazione non è soltanto una pratica musicale, Gianni lo dice chiaramente nel libro, è un atto necessario che ci aiuta a conservare un rapporto flessibile con noi stessi e con la realtà. E credo che sia un valore importante in un mondo che tende a pianificare tutto, no? Nel grigiore della pianificazione Gianni ha difeso il valore della improvvisazione, è l'improvvisazione che è il veicolo più profondo dell'anima, profonda. E l'improvvisazione, potremmo dire, è un suo destino, ce lo dice nel libro. Lui aveva cominciato a improvvisare sin da bambino, ci sono diversi aneddoti interessanti da questo punto di vista. La sua prova al conservatorio, credo all'età di 11 anni, in cui gli chiesero una performance che lui non aveva preventivato e in cui improvvisò, e gli chiesero poi di chi fosse il brano che aveva eseguito, e lui l'aveva improvvisato all'istante. Quindi, come dire, ci troviamo di fronte non solo a un tema trattato sul piano intellettuale, ma di fronte a un destino, di fronte a una vocazione, direi, nel senso in cui James Hillman concepisce questo termine. Stasera, in questa diretta, noi ascolteremo adesso due interventi importanti del maestro Domenico Di Leo e poi dell'editore Claudio Chianura. Lascio quindi la parola al maestro Di Leo, che è un maestro musicista, un intellettuale poliedrico, che è stato, come dire, collega di Gianni, ma anche, come dire, compagno di viaggio, di strada, di via, insomma, è stato coorganizzatore, ha condiviso scelte importanti, coorganizzatore di serate straordinarie, sperimentali, di musica, cultura e dibattito. Io ricordo, Domenico, non so se sbaglio, maggio 2019, una serata dedicata al rapporto tra musica ed esoterismo. Sì. Sono stati eventi culturali veramente di ampio respiro, no? Che probabilmente avrebbero meritato una ricezione, una cassa di risonanza più significativa, no? Nel contesto cittadino. E niente, lascio la parola al maestro. Ti ringrazio, Paolo. Prego. Devo ringraziare, comincio con non per retorica, ma veramente per autentica gratitudine, ringraziare tutti i presenti, a cominciare da voi qui collegati insieme a me, Rosanna Perricci, l'assessora, la direttrice della biblioteca, l'amica Mariana Capozza, Anna Maria naturalmente che ci ha voluti qui, no? Paolo per queste parole bellissime che già sono perfette, cioè potremmo addirittura, diciamo, non aggiungere nulla, direi, hai perfettamente delineato tutto, no? Non a caso hai curato amorevolmente l'edizione del libro e hai curato la bellissima prefazione, quindi meglio di così non si può. E tra l'altro vorrei anche dire con un po' più di, comprendo il tuo pudore, ma confermo il fatto che Gianni tante volte, no, quando parlavamo anche in tua assenza, mi diceva, guarda, ma, e io confermavo, no, diceva, ma Paolo non è un musicista, ma ne sa più di tanti di noi musicisti di musica, di interpretazione, ha una cultura musicale grandissima, quindi non è un caso che tu sia stato il curatore e il prefatore di questo libro. E naturalmente vorrei ringraziare Claudio Chianura in particolare, perché ha reso possibile, no, questo dono, che è un dono per chi ha conosciuto, affiancato e amato, no, il Gianni uomo e musicista, Gianni Nenucci maestro e musicista, che sono tutt'uno poi, per tutti noi, no, una comunità di musicisti, amici, colleghi, ex allievi, e però anche per chi si avvicinerà, perché questo, per quanto mi riguarda, no, da, come hai detto tu, compagno di avventure musicali, no,
È il mio augurio, il mio auspicio maggiore, no? Anche che faccio, rivolgo anche con l'associazione Gianni Le Noci, guidata da Anna Maria, e con, condividendo le parole di Rosanna, cioè la musica e le idee, no? La provocazione culturale di Gianni devono rendere ancora, no? Possono creare ancora, produrre tanti frutti, e quindi devono essere conosciuti, soprattutto direi, da chi non lo ha conosciuto quando Gianni era fisicamente in vita. Io so che ci sono tanti giovani, anche per esempio parlo dei miei stessi giovani allievi, che sono incuriositi, in questo momento magari sono collegati e si stanno avvicinando, si stanno incuriosendo. Io voglio rivolgere un invito a chi ci segue da casa, non solo naturalmente ad acquistarlo, questo bellissimo libro, ecco, di cui vedete la copertina, ce l'ho anch'io la mia fedele copia qui con me, perché ne vale la pena, ne stiamo parlando, vi dirò alcuni altri motivi per cui ne vale la pena, ma naturalmente insieme a questo a riscoprire il continente vastissimo, l'arcipelago musicale di Gianni Le Noci, quindi acquistando i suoi dischi, ne sono usciti recentemente due importantissimi, riascoltando i vecchi dischi, curiosando su YouTube. Tra l'altro voglio anche dirvi, sicuramente c'è un canale YouTube dell'Associazione Culturale Gianni Le Noci dove troverete tante musiche di Gianni pubblicate. Io stesso, tramite un canale YouTube che si chiama Sound Freedom, ho messo a disposizione una playlist in formazione, in evoluzione, che contiene tanta musica di Gianni per chi si vuole avvicinare a scoprirlo, no? A riscoprirlo. E tornando rapidamente, poi magari direi, se vogliamo facciamo un secondo giro, no? Non voglio adesso dilungarmi, vorrei soltanto, se mi è consentito, dire una cosa. La mia, oltre, più che entrare nel merito dei contenuti, perché questo è un agile libro, un piccolo, si fa per dire, un sottile libro, ma voglio dire molto denso, cioè è pieno di stimoli, di significati, e lo si legge rapidamente, ma lo si medita nel tempo, ha bisogno di tempo per sedimentare, per farsi tante domande, perché è un libro di domande in realtà, è pieno di domande e di interrogativi, anche quando posti apparentemente in forma affermativa, però è pieno di domande per tutti noi musicisti e per l'ascoltatore. La cosa più affascinante di tutte, infatti, è questa, credo, per chi si avvicina, si accosta alla lettura del libro, che si legge, ripeto, molto scorrevolmente. È un po', credo, un viaggio nella mente del musicista, dell'improvvisatore, del compositore istantaneo. Aiuta chi vuole avvicinarsi a questa disciplina praticandola, ma anche a chi vuole capirla dall'esterno come non musicista ma appassionato, ascoltatore curioso, cerca, probabilmente può aiutare a capire quali sono i processi molto complessi che Gianni Le Noci descrive in modo molto puntiglioso, molto preciso. Cosa avviene nella mente, nella psiche, nel corpo, se vogliamo nell'anima, se vogliamo richiamare, come ha fatto Paolo, una parola, un termine caro a James Hillman e chiaro quindi a Gianni, di un musicista, avvengono tante cose complesse nell'attimo in cui la musica si genera, si crea, nell'attimo dell'improvvisazione, perché quello è l'attimo in cui la musica nasce senza la mediazione della carta, di tempi differenti, lì nasce sul momento e in quel momento agiscono tante cose, quindi questa è la cosa più importante di tutte. L'ultima cosa che vorrei dire in questo momento è che per me è stata una cosa molto emozionante leggere il volume. Io l'ho potuto leggere, come sapete, in anteprima, me lo mandò già Paolo, no? Quando purtroppo, insomma, poco tempo dopo la perdita di Gianni, poi ne ho parlato, ho avuto modo di riparlarne, no? Con Anna Maria tante volte. È stata una lettura toccante, sapete perché? Perché questo non è tanto solo un libro, no? Ma mi ha dato l'impressione di sentire, di riascoltare, ma proprio fortemente questa cosa,
di ascoltare la voce di Gianni. Io leggevo e sentivo Gianni che mi parlava, che ci parlava, come è stato tante volte anche negli incontri, no, che Paolo ha ricordato. Quindi è al tempo stesso più una lezione, più che un libro, una delle tante lezioni a cui anche ho avuto la fortuna pure di assistere, no, nelle tante lezioni che lui faceva ai suoi allievi, una conferenza come quelle a cui abbiamo dato vita tante volte, ma anche una improvvisazione, se posso dirlo. Questa è la cosa più affascinante per me, perché più che un libro, sì, è un libro meditato, come lo è anche l'improvvisazione, dove sedimentano tante idee, tanti materiali, la vita di un artista, la mente di un artista, però poi tutto questo sgorga, no, come un getto. E infatti penso che se Gianni l'avesse riscritto un'altra volta, l'avrebbe fatto diverso, e un'altra volta ancora, l'avrebbe fatto ancora diverso. Quindi un libro sì dove c'è riflessione, meditazione, però una riflessione che è un getto improvviso che si articola nell'istante, no? Ed è veramente così, e riecheggia, se per chi ha ascoltato suonare Gianni tante volte, proprio i suoi processi improvvisativi, il suo ritornare, no? Su afferrare un elemento e poi tornarci sopra ciclicamente, svilupparlo, il suo essere, come si suol dire, come diceva lui, un concetto richiamato tante volte anche nel libro, rizomatico, no? Cioè svilupparsi in modo non lineare, ma espandendosi in varie direzioni e mantenendo tutto in un equilibrio singolare, no? Perché il mondo di Gianni, quello intellettuale e quello musicale, è un mondo sempre sul confine dell'esplosione, del frammentarsi in mille cose, perché tiene insieme dei mondi apparentemente lontanissimi, come ha ricordato Paolo, cioè la formazione classica mai rinnegata, l'amore per le avanguardie europea e americana, che già sono quasi agli antipodi per tanti versi, e lui le ha tenute insieme, l'amore per la musica antica, l'amore è ovviamente il suo essere vicino all'esperienza del jazz, no? Del jazz americano, afroamericano ed europeo, tutte queste cose insieme, e anche il suo interesse poi per altre musiche, a cominciare tutto il panorama della musica, perché lui era un ascoltatore onnivoro e curioso, tanto che nelle improvvisazioni entrano materiali musicali molto differenti, persino addirittura il pop o il rock in alcuni suoi momenti improvvisativi, ne abbiamo tante testimonianze. Quindi è un mondo complesso che in quella fase, nel momento in cui origina un'improvvisazione o uno scritto come questo, riesce a tenere miracolosamente, con anche una dimensione di sofferenza, perché Gianni era gioioso ma pure sofferente nel momento in cui suonava, era inquieto, no? Ma teneva tutto questo insieme, gli è costato sicuramente un prezzo di energie incredibile, però era un continuo ridefinire, un continuo rivivere e ricomporre tutti questi tasselli ogni volta in maniera differente. Questa è la magia che ha fatto parte della sua musica, che potete riascoltare nei dischi o nei live che trovate su YouTube, però trovate condensata anche in questo libro, che quindi, finisco dicendo, è un libro molto musicale, è più quasi una musica da ascoltare che addirittura un libro da leggere. Quindi io vi consiglio di acquistarlo, di leggerlo anche un po' per volta e di meditarlo, lo dico soprattutto a tanti musicisti o aspiranti tali. Io, per quanto mi riguarda, ho già detto che se prossimamente ripartirà un laboratorio che da alcuni anni sto conducendo e ho avviato proprio in collaborazione anche con Gianni, confrontandomi molto con Gianni, un laboratorio proprio su questo, cioè sulla pratica della improvvisazione libera, beh, questo sarà, come ho già detto, un libro di testo essenziale, un materiale di partenza da cui muoversi. Quindi grazie a tutti e grazie soprattutto in questo caso all'editore Claudio Chianura per il libro che ci ha regalato. Ringraziamo il maestro Di Leo per questo bello e coinvolgente intervento che ci invita a leggere questo libro come si ascolta una partitura musicale. E diamo la parola all'editore Chianura, che ringraziamo per essere qui con noi stasera. Grazie, grazie a voi, ma l'editore deve anche ringraziare quando riesce a incontrare
una pubblicazione di questo tipo. Perché intanto ovviamente ha le caratteristiche di cui parlava anche Domenico, è un'opera aperta, come avrebbe detto Umberto Eco e come sapeva benissimo Gianni, che personalmente purtroppo non ho avuto occasione di conoscere mentre ero in vita. Conoscevo il suo nome, vivendo a Milano devo dire che molti lo conoscevano di fama, pochi lo conoscevano quanto meritava. Attribuisco questo per esempio al fatto che Gianni Lenoci fosse veramente una curiosità universale, faceva tantissime cose e questo è un aspetto che in genere paga poco. Se sei un jazzista converrebbe fare solo musica jazz, se ti occupi di contemporanea ti conviene rimanere in quell'ambito, eccetera eccetera. Gianni fortunatamente non era quel tipo di musicista, questo può averlo penalizzato, ma a noi che lo ritroviamo in questo momento attraverso la sua musica e attraverso questo libro, a noi dà moltissimo, perché il primo libro che abbiamo pubblicato come Auditorium Edizioni, il primo saggio oltre 30 anni fa, è stato un importante saggio su John Cage. Ovviamente Cage, che diceva non bisogna mai smettere di porsi domande, che è esattamente la cosa, Domenico, che richiamavi nel caso di Gianni, e c'è molto di John Cage nel lavoro e nel punto di vista di Gianni Lenoci. Ma noi abbiamo in catalogo libri su tantissimi musicisti che io credo proprio come Gianni Lenoci sono stati dei detonatori. Sono musicisti che prima o poi esplodono con la profondità del loro lavoro, della loro opera, che è musicale ma è inevitabilmente anche filosofica, perché lo strumento della musica serve a loro per appunto porsi domande più importanti e dirci delle cose che riguardano inevitabilmente la nostra esistenza, la nostra vita, a cosa serve la cultura e a continuare a chiederselo. Altri libri che io accomuno un po' a questo, libri completamente diversi ma della stessa importanza per il nostro catalogo, e faccio dei nomi che probabilmente quasi tutti conoscono e che io ritengo altrettanto importanti quanto lo è Gianni Lenoci, sono i libri dedicati a Demetrio Stratos, a Fausto Romitelli, a David Bowie, perché la cosa curiosa di Gianni, voi giustamente avete ricordato anche la sua frequentazione pop, ne ha parlato lui prima nel video, ma è Back Pages, una canzone bellissima di Dylan, a cui oggi potrebbero avvicinarsi tanti jazzisti, certo l'ha fatto già Jarrett, uno come Brad Mehldau, ma non è mai stata una cosa così scontata. Ma c'è anche un bellissimo omaggio di Gianni Lenoci a David Bowie, che si può trovare online, no? In cui reinterpreta, mi sembra, Life on Mars. Non c'è da stupirsi, sì, in prima battuta, ma Gianni era capace di avvicinarsi a qualunque tipo di musica perché la affrontava in quel modo, cioè con la curiosità e con la consapevolezza della profondità e della potenza che la musica può avere nella propria attività di musicista e di artista, di uomo di cultura come Gianni era assolutamente. Bisogna un po' limitarsi, perché parlare di Gianni credo che potremmo stare qui veramente per delle ore, gli argomenti sono tantissimi. Chiudo questo intervento dicendo che appunto il libro è un libro che unisce un po' questi punti che ho in qualche modo accennato e costruisce una mappa che va dall'esperienza keigiana attraverso Morton Feldman, perché Gianni aveva lavorato tantissimo sulla musica pianistica di Feldman, arriva al jazz europeo e afroamericano, arriva alla musica pop, si occupa di tantissimi aspetti della cultura del nostro tempo. E questo libro è una chiave di lettura, non solo perché è un libro di Gianni, non su Gianni Lenoci, ma è come dire, è prendere il suo testimone, un testimone ricco, per continuare il nostro percorso. Ecco perché io credo effettivamente, non lo dico da editore, credo che effettivamente chiunque si avvicina alla musica con un minimo di curiosità e di interesse dovrebbe leggere questo tipo di libri, perché sono dei libri aperti, sono dei libri che non chiudono ma aprono delle porte. Se sei un musicista, la tua attività di musicista, quando incontri un libro di questo genere,
ne viene arricchita, non c'è discussione su questo, e quindi io credo che per questo motivo solo vale la pena che questi libri siano pubblicati. Grazie. Ringraziamo. Scusate un attimo, mi dispiace tantissimo, ma ve l'avevo annunciato, io ho voluto sentire, diciamo, tutti per non andare via prima, però mi aspettano in un'altra videoconferenza. Sono felicissima stasera di aver iniziato questo primo appuntamento parlando con del grande Gianni Lenucci. Vi voglio dire che soltanto questa è soltanto la prima tappa del 2021, in cui, diciamo, raccogliamo, come ha detto il dottor Chianura, questo testimone e lo portiamo avanti, e quindi ci lasciamo con la promessa, anche con lei, dottor Chianura, che ci rivedremo in presenza qui, magari quando abbiamo la possibilità, magari in estate, a riparlare, a ripresentare alla città di Monopoli questo libro. Buonasera a tutti e grazie di essere stati presenti stasera. Voi continuate, e ringrazio anche quelli che da casa ci stanno seguendo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a te. Grazie Rosanna. Ci sono tanti temi che si potrebbero dibattere e approfondire. Se volete facciamo, ci sono dei video, un repertorio, no? Però ecco, maestro Di Leo, che cosa, se non sbaglio, proponeva? Dimmi, facciamo tutto. Questo video, c'è un video in repertorio, lo mandiamo sì. Questo video, perfetto. Sì. Ero ospite in questo centro di produzione, che poi è anche casa sua, di Ken Carter, nel sud della Francia. Era il primo giorno. Thank you.
Grazie per questa visione e questo ascolto. Non so se vogliamo dirne due cose o se ci sono degli interventi dai nostri ascoltatori. Paolo, se c'è qualcuno. Sì, adesso guardo un attimo. Ci sono interventi di saluto. Non vedo al momento domande. Però una domanda viene in mente a me adesso, Domenico. Sì. Guardando rapito, no, questo video, ammirando la tecnica di Gianni, mi viene in mente una cosa: da una parte l'improvvisazione, dall'altra l'idea che l'arte richieda, la musica, ma forse tutti i grandi obiettivi della vita richiedano fatica, lavoro. Cioè, uno dei temi polemici di Gianni era la deriva verso la facilità, verso il commerciale, verso ciò che è immediatamente comprensibile, verso il pop nel senso però deteriore del termine, non certo quello che avete prima menzionato voi, no? Questa esatto, deriva pop è una cosa che vi stava a cuore. Noi parlavamo a lungo di questo. E lamentava il fatto, lui dice, la musica richiede lavoro, tirocinio, studio, sacrificio, no? E quindi mi colpisce molto questa compresenza di due livelli che non sono assolutamente contrari fra loro, perché poi l'improvvisazione in realtà richiede il tirocinio, la tecnica, lo studio come elementi preliminari, però poi è altro. Richiede anche tanto. Per,
però poi chiama in causa altri aspetti che noi non possiamo preventivare. Posso intervenire? Prego, prego. Poi continui tu, Domenico. No, a proposito di quello che hai detto, Paolo, dello studio, dell'impegno, vorrei raccontare come Gianni si è avvicinato al Gesù, come l'ha scoperto, no? Te l'ho anche raccontato l'altro giorno, e perché Gianni era avviato a una carriera classica, Gesù si può dire che non lo conoscesse proprio, no? Ed è successo, c'è un parallelo tra il libro e come Gianni ha scoperto il jazz e poi comunque un altro tipo di musica e come ha approfondito questo, no? È successo al militare, mentre durante la leva Gianni è partito al militare, alla leva, non se l'aspettava, quindi per lui fu un momento molto difficile. Fu soprattutto i primi mesi molto duri per lui, e dopo il primo periodo casualmente un commilitone gli fece ascoltare un disco di Bill Evans, e quello per lui fu una rivelazione, una scoperta. Si innamorò tantissimo di questa musica e quindi scoprì un nuovo mondo da allora. Cosa successe? Quindi in una situazione molto difficile, come mi hai fatto notare tu, Gianni scopre una grande passione, si innamora proprio, tanto che poi lui che fa? Non si dà autonomamente al jazz, la prima cosa che fa è andare a Milano da Franco D'Andrea a prendere lezioni, cioè a studiare, ad approfondire, a cercare di capire cos'era questa musica. Grande passione, quindi grande studio, ma non solo, ma Waldron, altri musicisti, cioè si è dedicato allo studio per entrare in questo nuovo mondo, e pian piano ha seguito un'altra strada, ma sempre approfondendo lo studio, già attraversato qualsiasi percorso attraverso lo studio. Quello che hai detto tu, cioè l'improvvisazione, che poi Gianni dice riflessioni e paradossi di un improvvisatore, in realtà alle basi hanno una profonda conoscenza di quella che è la musica, ma non si fermava alla musica, tu lo sai, alla letteratura, alla poesia, alla pittura, alla matematica, cioè ci ha messo tutto in quello che Gianni faceva, no? E niente, questo per dirti che in realtà improvvisare e richiede una profonda conoscenza di tante, non soltanto della musica, non soltanto le note, non era una questione meccanica, ma era anche filosofica, vabbè, tutte le altre cose che hai detto tu. Va bene, continua Domenico. Ci tenevo a dire questo perché è stata una scoperta. E anche questo libro... Sì. Hai detto benissimo. Lascia, Domenico, lasciami dire solo questo inciso. E Gianni cita nel libro un altro libro della nostra casa editrice, mi tocca dirlo, ma è il libro di Giancarlo Schiaffini, che si intitola E non chiamatelo jazz. Lo cita perché Schiaffini lì dice esattamente questa cosa: l'improvvisazione non si improvvisa. Non si improvvisa. Ovviamente un gioco di parole, ma è esattamente questo. E l'altra cosa che voglio dire è che il fatto che lui vada da Franco D'Andrea è un'altra cosa molto keigiana, non è banale. Cage, tutte le volte che si occupava di qualcosa, fosse la filosofia zen, fosse l'arte contemporanea, andava dai primi della classe. Cage questo lo sottolineava. Andare da Franco D'Andrea vuol dire esattamente questo. Non è andato da un bravo pianista o da un pianista comodo, diciamo. Tanto che Franco... Certo, non era Merano, da cui lui viene, ma anche Milano non era esattamente dietro di porta di casa. Ecco. Però anche questo aspetto vuol dire andare proprio in profondità, e le musiche che lui rifiuta sono quelle superficiali, ecco perché quando parlavo della musica pop, immagino io, è ovvio, rifiutasse la superficialità. Ultima cosa, Domenico, ti lascio riprendere. Il titolo originale di E non chiamatelo jazz era Talento e memoria, che secondo Schiaffini sono i due elementi dell'improvvisatore. Sì. Dal punto di vista editoriale non mi sembrava un titolo, insomma, era abbastanza veramente esoterico,
però rende perfettamente. Quindi quando noi diciamo che non ti improvvisi, talento è una cosa che non puoi improvvisare, e la memoria significa veramente averci dedicato del tempo nell'ascolto, nello studio e quant'altro. Quindi queste sono sicuramente riflessioni che stanno dentro al lavoro di Gianni. Tantissimo ascolto pure, sì. Gianni ascoltava tantissimo e con profondissima attenzione. E qua vi posso anche raccontare un aneddoto, perché quando, insomma, prima che ci sposassimo, ma anche poco dopo, in macchina Gianni ascoltava sempre musica, eccetera, e a volte era così concentrato, attento ad ascoltare quello che succedeva, che perdeva la cognizione della guida e man mano andava sempre più piano, sempre più piano. E io mi divertivo a meglio scherzare. Questo, però, mi riguarda Maria, che meglio, come? Meglio almeno rallentava. No, Gianni è sempre stato cauto alla guida, molto prudente, insomma, però era così eccessivamente attento, insomma, perdeva il senso di quello che stava facendo. Tanto che dice, guarda che tra un po' dei pedoni ci spingeranno da dietro per dire, insomma, stai intralciando il traffico. E era così, insomma, per quanto era dentro all'ascolto, sempre, sia in casa, nello studio, insomma, qualsiasi tipo di ascolto. Prego, Domenico. Avete detto cose tutte importantissime, Claudio, Anna Maria, anzi gli aneddoti servono tante volte, no, a capire, no, a entrare ancora nel vivo dell'esperienza, perché giustamente sì. Nel libro e nella musica, che sono tutt'uno, c'è la persona. Ecco, l'improvvisazione, noi abbiamo prima sentito e visto un esempio per me mirabile, ci tenevo parecchio a quel video, a quell'ascolto, soprattutto per chi Gianni la comincia a, il maestro Renoci, insomma, comincia a conoscerlo ora, soltanto anche perché ne ha sentito ancora più parlare addirittura dopo la scomparsa, no? E quindi è importante ascoltare, vedere, confrontare anche le parole, no, che sono scritte da lui e contenute nel libro. Il video, tra l'altro, è un'ottima esemplificazione di una serie di concetti. Per esempio, no, rivedendolo, pensate che esemplifica in modo... È partita una musica da qualche parte. Esemplifica in modo perfetto i tre tipi di pensiero che Gianni ha descritto a un certo punto, no, nel libro, cioè il cosiddetto pensiero figurale, pensiero gestuale, il pensiero testurale. Ora non voglio spiegare ai lettori, no, non voglio, così come si suol dire, spoilerare, però invito a ritrovare quei concetti come lui li spiega poi nel lavoro dell'improvvisatore, per esempio esemplificato nel video, dove erano perfettamente compresenti, agivano su vari livelli contemporaneamente. Avete ascoltato, lo dico agli ascoltatori, soprattutto a chi ha frequentato un po' meno, no, la musica di Gianni, Processional, che è una sua composizione alla quale teneva molto, ha registrato in varie occasioni, un pezzo di grande intensità, e tra le tante cose che possono colpire, no, l'ascoltatore, per esempio, io sono colpito molto sempre dalla maestria, che non è un fatto tecnico, no, meramente tecnico, ma è di profondità, riguarda la profondità di ciò che in quel momento il musicista sta, diciamo, non solo sta esprimendo ciò a cui stai dando vita, ma sta anche facendo in qualche modo estinguere, no? Morire. L'estinzione del suono alla fine di quell'improvvisazione è un fatto straordinario proprio sul piano anche gestuale, cioè il modo in cui lui utilizza il gesto, no? Uscendo lentamente dal pianoforte, è una cosa da manuale in un certo senso. Ma attenzione, queste cose non si imparano tecnicamente. La tecnica, come diceva Paolo, di questo parlavamo tante volte con Gianni, può essere una cosa esteriore, una cosa meccanica, ma può essere invece una cosa profondissima. E qui c'è la profondità, no? C'è il fatto che, soprattutto poi nel caso dell'improvvisatore, ma vale anche per gli interpreti in realtà, perché gli interpreti
quelli che suonano lo spartito, danno vita a uno spartito, a volte si nascondono dietro lo spartito, dietro le tante note, no, scritte nello spartito. Però devono fare una cosa che equivale al lavoro che fa l'improvvisatore, cioè dar vita a qualcosa, far vivere la musica nell'istante in cui comunque si manifesta come fenomeno sonoro. Quindi alla fine queste due espressioni, che Gianni ha affrontato entrambe poi, no? Alternativamente insieme, si toccano nel momento in cui sono esperienze vive che coinvolgono interamente, integralmente l'essere umano nella sua totalità. Come ha detto Anna Maria, la musica non è soltanto, Gianni lo diceva sempre ai suoi studenti e io lo dico ai miei, e l'abbiamo detto insieme tante volte ai nostri vari studenti che poi mescolavamo, cioè la musica non è soltanto i suoni scritti, le note scritte, lo spartito, che va affrontato anche con profondità, con cultura profonda, con gli strumenti per conoscerlo, però e anche tante altre cose che apparentemente sembrano distanti dalla musica, ma entrano nella musica e quindi sono tutta la cultura di cui Gianni, per esempio, era un inesausto, no, curioso e frequentatore, dalle arti visive al cinema, alla letteratura, alla poesia, no, alla filosofia, all'architettura. Cioè, ecco, tutte queste cose, conoscere, frequentare, entrano sia a un livello razionale nel lavoro del musicista, che sia compositore, che sia improvvisatore, che sia interprete, sia a un livello inconscio. E infatti il livello conscio e quello inconscio sono sempre in relazione, soprattutto in un musicista che è vivo davvero, al di là del fatto che oggi noi lo consideriamo in un'altra dimensione, ma Gianni è vivo, è stato vivo ed è ancora vivo. Quindi ecco, questa è la dimensione, soprattutto un grande esempio, no, da affrontare, da attingere, no? Questo vivere la musica intensamente e considerandola una parte, un punto in cui confluiscono, cascano tante altre cose. Nella musica c'è tanto altro e si incrociano tante cose. Ecco, questa è la cosa più bella. Quindi, per concludere, per quanto mi riguarda, si è parlato prima Paolo e Anna Maria, no, hanno sottolineato l'aspetto importante, certo, significativo, della disciplina, no? Cioè dell'impegno, no? Alcuni usano un termine che non mi piace molto, infatti giustamente non l'avete utilizzato, del rigore. Ecco, no, per me il rigore mi ricorda un po' il rigor mortis, a me una cosa tipo il rigor mortis, no? Una rigidità. Invece la leva, una tragedia, è stata per l'impegno, la passione profonda, la passione, no? L'amore per quello che sono motivate non da un senso del masochismo, della sofferenza, che no, a volte la sofferenza fa parte anche del nostro lavoro, per carità, però insieme, no, indissolubilmente legata anche all'eros, al piacere, al profondo senso di maneggiare la materia, che è anche una cosa infantile, plasmare la materia, come la plastilina, come giocare col fango, cioè queste cose primarie, no? Che facevano Gianni, io l'ho visto, sì, poteva anche sembrare ad alcuni, e si divertiva anche a sembrare così a volte, un po', no? A volte provocatorio, arcigno, respingente qualche volta, no? Cioè, un po', perché quando le cose non gli andavano, insomma, non si risparmiava a far capire. Però Gianni, voi sapete che nelle condizioni giuste, nella compagnia giusta, no, era anche una persona, una sottile ironia era. Ma ci siamo fatti le matte risate. Ma anch'io quando l'ho conosciuto. E non solo. Lui era un bambino, quando gli mettevi davanti il giocattolo del pianoforte, dello strumento, della musica, di un ensemble, cioè lui godeva, cioè era una forma di piacere questo qua. Quindi l'aspetto del piacere, no? E del comunicare, perché anche lì, Gianni, voglio chiuderla qui perché potremmo, come detto, mi trovi d'accordissimo con questa descrizione. Gianni ha intitolato, il sottotitolo è Riflessioni e paradossi. Io avrei aggiunto un'altra cosa, perché Gianni era un paradosso vivente e lo sapeva.
E tante volte giocando, perché noi abbiamo discusso di tutto tante volte, anche in modo vivace, ma non ci siamo mai mandati a quel paese, no? E questo è stato sempre interessante, anche quando proprio io gli contestavo delle cose, lui mi provocava su altre, però ecco, io qualche volta gli dicevo: Gianni, ma se, guarda, ma tu lo sai di essere schizofrenico, no? Dicevo per provocarlo, e lui diceva: sì, lo so benissimo, lo so, lo so. Lo rivendi. Diceva, no, così. Con questo voglio dire che Gianni passa attraverso, e se ne faceva consapevole, delle grandissime contraddizioni che non è facile tenere insieme. Infatti certe volte lui sentenzia, afferma delle cose che poi dopo qualche, anche nel libro, dopo qualche riga, addirittura smentisce, perché dice, afferma una verità diametralmente opposta addirittura su alcuni concetti. Adesso non faccio gli esempi, ma è così, ma non è una questione di incoerenza, è una questione di attraversare dei mondi con convinzioni molto diversi e poi fare lo sforzo ciclopico di tenerli insieme. Questa è la grandezza, no? Se vogliamo, da certi punti di vista è così. Quindi ma che dire? Ti confermo tutto e ti posso dire che Gianni non poteva farne a meno di suonare, cioè alla tecnica la studiava tutti i giorni, poteva essere anche Natale, difficilmente esattava, Natale, Pasqua, insomma, no? E il piacere di quando venivano i ragazzi con Vittorio, Pasquale, insomma, no? E gli altri giù, che dovevano incontrarsi per provare per i suoi progetti, i loro progetti, il suo aspetto, il suo viso si rilassava. Oggi dobbiamo fare le prove, no? Quindi era felice, insomma, eppure era una cosa tra loro, e oltre alla musica che si sentiva che saliva, insomma, si sentivano anche le loro voci, voci di persone molto, un gruppo molto affiatato, no? Tra loro ridevano, si divertivano. Se sono da casa, noi li salutiamo tutti, no? Certamente li salutiamo, sì. E Gianni, anche quando non avrebbe più potuto esercitarsi in quel periodo in ospedale, aveva ideato un modo per potersi esercitare senza lo strumento. Disse: io farò un esperimento, proverò ad esercitarmi mentalmente, userò la forza della mente per vedere se riesco a mantenere l'allenamento delle mani, insomma, no? La tecnica, di mantenere la tecnica. Quindi lui, il suo pensiero principale era, cioè, lui era sposato in realtà con la musica. Questa è una consapevolezza, e lo dico consapevole di quello che dico. Io rappresentavo la certezza, la sicurezza, insomma, diciamo, noi diciamo un porto sicuro, no? La garanzia di avere una vita più o meno serena, insomma, chi si occupa della quotidianità, di tutte le cose. Io gli dicevo: tanto io sono la bassa manovalanza, tutti gli aspetti pratici. E lui era quello, non poteva vivere senza di quello, insomma. Quello che diciamo tu hai detto è verissimo, sotto ogni aspetto. Va bene, prego. Credo di averlo conosciuto un pochetto, però ecco, se posso dire l'ultima cosa, ma brevissima, volevo soltanto dire, che non l'ho detto all'inizio, che il video che avete ascoltato e visto, alcuni avranno riconosciuto nel video il salone della sede vecchia centrale del Conservatorio Nino Rota di Monopoli, dove tra l'altro Paolo, no, ha assistito a varie cose a cui ha fatto menzione, tanti incontri. Tra l'altro Claudio ha usato un termine parlando del libro, ha detto che il suo libro è una chiave di lettura, e infatti molti incontri che facevamo con Gianni rientravano in un ciclo che io avevo concepito e poi nel quale abbiamo tanto collaborato, che si chiamava Chiavi di lettura. In questo momento, tra l'altro, si chiama Chiavi di lettura, anche se adesso siamo fermi. Uno dei primi incontri di Chiavi di lettura, volete sapere quale fu? Guarda caso, una conversazione a quattro mani sul tema dell'improvvisazione. Me lo ricordo ancora, eravamo seduti lì davanti al pubblico, tanta gente, e parlammo proprio di quello di cui stiamo parlando, no? E per finire,
Questo, voi mi vedete, vedete lo sfondo, no? Lo spazio in cui mi trovo io, e non a caso, e ancora una volta, è la nuova sede del conservatorio, l'aula in cui teniamo alcune lezioni più grandi, le masterclass, in cui attualmente facciamo musica da camera, ed è l'aula in cui c'è anche la presenza di Gianni, perché Gianni qui è stato in commissione, siamo stati in commissione a tanti esami, sia di jazz che di musica da camera, e quindi c'è un po', ecco, ci tenevo anche perché oggi si è data la coincidenza che per me è giornata di lezione, ho interrotto la lezione che adesso vado a riprendere, e però, ecco, mi faceva piacere che qui ci fosse, ecco, ci fosse questo spazio nel quale lui è stato con noi, c'è il conservatorio comunque, come sapete, come Anna Maria e Paolo sanno, e tanti che ci ascoltano, è stato un po', veramente un po' il suo habitat anche, no? Un po' il suo regno, e quindi è bello che ci sia anche questo riferimento. Bene, grazie. Perfetto. Sì. Grazie. Credo a te, Domenico. Se non ci sono altri interventi, dal pubblico arrivano tanti saluti, saluti caratterizzati da affetto, commozione, entusiasmo. Penso di interpretare il sentimento dei presenti ringraziando il pubblico. E se non ci sono ulteriori, diciamo, interventi, io credo che si possa chiudere così. C'è un aneddoto però che probabilmente interesserà il maestro Di Leo, questo che riguarda, credo, il video che appena, non so se lo vedete, il video che appena, che abbiamo visto poco fa. Bene. Sì, va bene. Ti faccio coinvolgere adesso. Sì. Certo. Bene, allora. Salutiamo il pubblico. Buona serata a tutti. E beh, invitiamo tutti a procurarsi il libro, non per fare, non è una banale pubblicità, ne vale la pena. No. Tra l'altro non bisogna essere necessariamente musicisti per leggerlo, l'ho letto io e l'ho trovato interessante, anche se sono di parte, ma lo può leggere chi è, lo faccio pure io, visto che sta. Lo può leggere un pittore, un artista di ogni... Non è elegante, però lasciatemi dire in conclusione innanzitutto che abbiamo cominciato parlando di Monopoli e voi lo sapete bene, ma vi assicuro che anche noi, anche a Milano e sicuramente altrove, siamo assolutamente coscienti che il Conservatorio di Monopoli è una realtà speciale, cioè non è una realtà lontana dalla musica importante e dalla didattica musicale importante. E non solo per Domenico, per Gianni Venoci, ma sappiamo che è un conservatorio particolarmente avanzato da un punto di vista delle modalità e degli interessi musicali. E per quanto riguarda il libro, ecco, mi piace dire anche qui che sono arrivati ordini dal Friuli, dagli Stati Uniti, da Torino, ci siamo accorti, cosa che io negligentemente non sapevo, voi probabilmente sì, che Gianni aveva estimatori davvero dappertutto, e quindi sicuramente, non sono stato sicuramente io nella casa editrice a scoprirne l'importanza, e speriamo che il libro serva sicuramente a farlo conoscere sempre di più, questa è una cosa veramente a cui teniamo. Io vi voglio mostrare una cosa, qui durante lo streaming erano presenti alcuni, vieni Alessandro, sono stati presenti alcuni miei studenti, però diversi di loro hanno conosciuto e apprezzato Gianni, ma lo stanno scoprendo ora anche. Affacciatevi, potete venire alle mie spalle, distanziati. Ecco, sono giovanissimi, però sono giovanissimi curiosi, che hanno già manifestato, non perché io li abbia minacciati, tutt'altro, mi stavano chiedendo prima, maestro, ma dove possiamo acquistarlo? Ma come possiamo acquistarlo? Ecco, sono in c'è anche in libreria Monopoli, se volete, la libreria Minopolis, è sicuro che ve la oppure la possono prendere online o a Bari. Sollecitate le librerie, fate svegliare i librai. Sollecitiamo i librai. Sì, sì. Il loro lavoro. Bene. Io allora, la libreria l'ho ritirata molto tranquillamente. Libreria Minopolis, ce l'ha, se volete, oppure online lo potete
trovare tranquillamente. Bene, grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti veramente di cuore, sono stata felice di stare insieme a voi. Grazie. Anche noi. Grazie Claudio, grazie Paolo, grazie a voi. E grazie allo staff, grazie anche a Serena e Mavi. Al personale della biblioteca, sono stati bravissimi. Personale, all'assessore, tecnico fondamentale. Ottimo, sì. Bene. Grazie a voi. Ciao, a presto. Ciao. Ciao.